nel senso, dico troppo, che mi dice quel che avrei dovuto fare o quel che avrei dovuto essere, non quello che ho fatto e quello che sono. Proprio per questo dico grazie, ben poco dire grazie, è una semplicissima parola, ma se avvertite il battito del mio cuore in questo grazie, sentite come questo grazie è enorme, va infinitamente al di là di questa stanza. È un grazie con tutto il cuore, veramente non posso dire altro che questo. Posso dire qualche altra parola invece sul libro, anche a conforto di quello che iniziando all'esordio ha detto il professor Lavatori. È un libro che mi meraviglia, l'ho scritto io e mi domando come ho fatto a scriverlo. Vi sembrerà strano questo, ma tutte le volte che prendo in mano questo libro mi nasce questa domanda. E allora ritorno con la mente a quei momenti in cui ho scritto il libro. L'ho scritto in una maniera del tutto diversa dagli altri, e non sono pochi i libri che ho scritto. Gli altri sono tutti libri pensati, per i quali ci è voluto veramente sforzo, costanza, ricerca. Questo è un libro che è nato spontaneamente. Prima di scriverlo ho resistito anni ed anni, perché mi sentivo impari ad un tema di questo genere. Poi, appena ricominciai, veniva giù tutto da sé. Tutto. Avevo l'impressione di scrivere sotto dettatura, ho detto ad alcuni amici, ma questa è la realtà. È un libro che porta impropriamente questa indicazione di autore. È nato con la spontaneità della fede e si è radicato sulla graniticità della fede. Le cose che vorrei mettere soprattutto in evidenza si riducono a poco, a un aggettivo: teologica, a seguito della meditazione del sottotitolo. Meditazione è una specie, anzi dovrebbe essere sempre così, di contemplazione. Noi non possiamo meditare senza contemplare in pari tempo. Qualche volta gli attributi infiniti di Dio, qualche altra volta la ineffabilità di nostro Signore Gesù Cristo, ma sempre con un atteggiamento che va al di là del puro pensiero e dello sforzo puramente cerebrale. Una meditazione è sempre una contemplazione. Questo teologica indica che non è una contemplazione campatenaria. L'aggettivo teologica indica la scienza della teologia. E anche se ho detto in alcuni punti di questo libro che non vuole essere una cristologia nel senso tecnico della parola, e quindi un'opera di scienza, tuttavia non si può fare a meno della scienza teologica, e in questo caso cristologica. Non ho potuto fare a meno, anche se, ripeto, il mio atteggiamento spirituale è stato quello contemplativo, della fede che contempla, e non altro che questo. Nel mettere come oggetto Gesù Cristo a questa fede che contempla, e qui nacque il momento, diciamo, di dissidio interiore, per cui non riuscivo a incominciare. Mi domandavo che cosa devo dire di questa figura così eccezionale, è così ineffabile. Qualunque cosa che io dica è sempre
infinitamente poco di fronte alla ineffabilità dell'oggetto, Gesù Cristo. Quando presi la decisione di scrivere e incominciai, avevo già trovato la soluzione. La soluzione è la Chiesa. Non è il Cristo mio o il Cristo tuo quello che conta. Noi abbiamo assistito da 3 secoli a questa parte all'accavallarsi di cristologie, le une sulle altre, le una contro le altre, si sono combattute a vicenda e hanno sempre delineato e dipinto un Cristo contraddittorio, proprio perché il Cristo di questa non era il Cristo di quella o di quelle. Ho superato, ovviamente, questa impasse, che non è una cosa da poco, esclusivamente affidandomi alla Chiesa. Per cui l'oggetto della mia contemplazione è ciò che la Chiesa ci offre da contemplare, e ci offre con i suoi il credo in maniera particolare, ma anche con tutti gli altri interventi magisteriali riguardanti Gesù Cristo. In questo senso credo che ci sia un po' di quello che l'amico Lavatore ha detto, originalità. Vi ringrazio insieme con i due relatori, vi ringrazio per la vostra presenza, per la vostra attenzione, per la vostra cordialità. Mi permetto completare quello che, anche se è un po' ardito dirlo, però la frase è molto bella. Lui parla di contemplazione in questo libro, contemplata alis tradere. Ciò che ha contemplato in tanti anni, anche di sacerdozio e di studio, alis tradere, oggi l'ha dato.